Prova. Sì. Bene, benvenuti a tutti. Mi sentite? Prova. Mi sentite? Ok, bene. Bene, buonasera a tutte e a tutti. Io sono Silvia Ambrosino e insieme a Lorenzo siamo responsabili della segreteria organizzativa del Festival Toccati. Vi diamo il benvenuto a questa serata di formazione rispetto a questa 19ª edizione del festival. E nulla, adesso vi faremo vedere appunto se potete accomodarvi, così possiamo partire. Addirittura. Ok, bene. Ok, bene, direi che ci siamo tutti. Ok, per primo abbiamo pensato di proporvi lo spot ufficiale di quest'anno, così lo vedrete in anteprima e speriamo vi piaccia. Lo spot ufficiale del festival. E sì, da questo spot c'era già qualche indizio rispetto a questa nuova edizione del festival, che adesso il nostro presidente, il signor Giorgio Paolo Avigo, presente, adesso provvederà a presentarvi. Allora, buonasera a tutti, grazie per la disponibilità anche quest'anno di questa specie di corso di formazione, perché anche quest'anno, come sapete, non è un anno normale, anche se è già diverso rispetto all'anno scorso, non siamo ancora all'interno di quello che è considerato normalità nell'organizzazione, quindi anche quest'anno ci saranno delle regole diverse. Tra l'altro poi daremo parola ai tecnici che approfondiranno un po' la cosa, però vi dico da subito che per la complessità del festival, che rientra un po' nella normalità per quanto riguarda l'organizzazione, ci saranno delle attività in presenza, molte di più rispetto all'anno scorso, anche se manterremo lo streaming, in particolare per quanto riguarda le pratiche non italiane. Avremo gli ospiti, avete visto, abbiamo quattro ospiti, e quattro ospiti anche se in maniera molto ridotta rispetto a quando abbiamo l'ospite unico, quattro ospiti perché sono i paesi che fanno parte della rete europea di supporto alla candidatura di Toccati al registro delle buone pratiche UNESCO. È partito, ecco. No, insomma, non mi ricordavo neanche che... Sì, scusa. E proprio per questo motivo abbiamo pensato di partire quest'anno, anche recuperando in parte l'assenza internazionale dell'anno scorso, con questi quattro paesi. Anche perché l'anno scorso
a dicembre dell'anno scorso dovevamo avere una risposta dall'UNESCO in merito alla documentazione presentata. La risposta non è arrivata perché strada facendo sono cambiati i parametri delle priorità e la nostra candidatura, che era priorità 1, quindi una di quelle prime ad essere valutate, è stata messa in coda perché sono state aggiunte delle altre priorità, priorità 0, che hanno scavalcato tutti quanti. Quindi a marzo di quest'anno il Ministero, l'ufficio UNESCO del Ministero italiano ha ripresentato tutta la documentazione, ed è l'unica documentazione presentata dal nostro Ministero, e alla fine di novembre, inizio di dicembre di quest'anno dovremmo avere una risposta rispetto alla valutazione che sarà data alla fine dell'anno prossimo. Quindi lo slittamento ci ha permesso comunque di avere quest'anno la rete di supporto alla candidatura, la rete internazionale, come ospiti, che sono appunto il Belgio, la Francia, Croazia e Cipro, che saranno presenti con un gioco, un gruppo musicale. Saranno presenti e saranno anche presenti da remoto, ma presenti nel programma, con altre attività invece in streaming, tra l'altro molto interessanti. Sì. Ci sarà la presentazione all'interno del festival del documentario della RAI, non so se qualcuno non l'ha visto l'anno scorso, anche se in occasione di un'edizione molto particolare una troupe RAI è venuta e ha fatto un servizio che poi è stato trasmesso il 28 di dicembre, mi sembra, dell'anno scorso. Quasi un'ora di girato, insomma, che ha fatto vedere Verona durante il festival. Sarà presentato quest'anno, no? Sabato 18 settembre alle ore 18 in Cortile Mercato Vecchio. Eccolo là. Comunque sul programma, insomma, è descritto questo. Allora, questo è quello che vi ho detto. Questa edizione va a tornare ad essere internazionale. Questa è l'area che voi conoscete bene. È un'area che si restringe rispetto all'anno scorso, torna all'interno delle mura con le pratiche. Per facilitare la gestione del flusso del pubblico. E l'anno scorso abbiamo allargato moltissimo, no? per evitare gli assembramenti. Quest'anno, per facilitare il nostro lavoro, siamo rientrati all'interno delle mura con gran parte del festival, anche se poi ci sono delle altre delle iniziative anche all'esterno. Vengono sostanzialmente mantenuti le linee dell'anno scorso, con alcune iniziative nella sede delle organizzazioni, no? Però torniamo ad un festival vissuto in presenza, anche se seguendo le regole che vengono date dal Ministero. E nel centro storico, avremo gran parte del festival, avremo comunque anche in collegamento, come ho detto prima, in streaming, delle operazioni molto molto interessanti. Gran parte di queste sono
dai paesi ospiti, quindi Cipro, Croazia, Francia e Belgio, e anche però un'operazione dal Veneto, che non abbiamo mai avuto al festival, e sono i tiranti Idea Bassa, che non è a bassa nostra, è a bassa padovana, e quindi è i tiranti Idea Bassa. Chi conosce un po' la storia del fiume di Verona, ma anche di quello che è il corso del fiume e quello che erano i lavori fino a prima del secondo conflitto mondiale, sanno che il trasporto fluviale era una cosa molto importante per la città di Verona, ma anche i paesi rivieraschi del fiume, e sanno anche che la corrente porta a valle le imbarcazioni e poi bisogna riportarle a monte, e quindi gli attiragli venivano percorsi in gran parte da cavalli o da buoi, ma in alcuni casi gli uomini stessi facevano da traino, tiravano le imbarcazioni, e questo è nato da qualche tempo nella bassa padovana, questa attività che ricorda questo lavoro molto molto faticoso, e lo trasformano in un'attività sportiva, di gioco tradizionale. E queste sono un po' le varie categorie, vedete, ma come è tradizione ormai da molto tempo, ritorniamo ad avere insomma un'ampia gamma di avvenimenti, di giochi, di progetti vari. Ci saranno le musiche quest'anno, sempre per rispettare le regole, saranno solamente in uno spazio, ed è lo spazio che è il forte, all'interno del forte di Lungadice San Giorgio, dove fino a 2 anni fa c'erano le cucine degli accreditati. Allora lì ci saranno le musiche, mentre anche quest'anno, sull'esperienza dell'anno scorso, noi invece gli accreditati saranno suddivisi tra ristoranti e trattorie del centro della città. Questo perché? Per favorire il controllo, perché poi vi verrà specificato maggiormente, ma quest'anno per l'articolazione del festival, la relativa vastità del festival e la differenza delle metodologie, ci saranno delle aree assolutamente libere, ci saranno delle aree dove non verranno controllati, ma ci saranno dei cartelli che diranno che l'area è accessibile solamente a chi ha il Green Pass, e non verranno controllati se non dalla forza pubblica, che eventualmente insomma sarà a controllo. E ci saranno invece delle aree, i convegni, il concerto, delle aree considerate chiuse, dove l'accesso sarà solamente sotto il controllo, insomma sarà effettuato e sarà permesso l'accesso solo a chi ha il Green Pass. Queste sono tre modalità che coesistono all'interno del festival, proprio per la diversità delle operazioni che sono effettuate all'interno del festival. Insomma. Queste sono alcune immagini
vedete, di quello che potremo vedere, o per meglio dire che potranno vedere chi verrà. Noi avremo altri compiti. Vi invito ad osservare la prima fotografia. Questa è un'attività che arriva dal Belgio, anzi più precisamente dalle Fiandre, ed è un tiro con l'arco in verticale. Vedete, il bersaglio sono quei palloncini che ci sono sopra la testa di chi tira. Questa è una delle attività che vedremo in presenza e che verrà dal Belgio, da uno degli ospiti d'onore di quest'anno. Passiamo. Altre immagini, vedete, ogni immagine corrisponde ad una parte del festival, no? Ci sono progetti collaterali, gli avvenimenti, i sapori. Quest'anno, altra cosa molto importante, ci sarà un cambio alla gestione della cucina del festival. Forse qualcuno di voi lo sa già, visto che è già stata fatta una conferenza stampa e quindi con la successiva informazione. Ci sarà l'ente fiera di Isola della Scala, la fiera del riso di Isola della Scala, che gestirà la cucina del festival, ed è per questo che abbiamo un risotto lì, mi sembra all'isolana, in bella mostra. E questo penso che sia per noi un salto di qualità, perché al di là del cibo è proprio una relazione che nasce con un ente, con un'istituzione molto solida, che ha fatto della cura del proprio territorio l'obiettivo della propria esistenza, insomma. E quindi su questo ci troviamo assolutamente in sintonia, anche se loro lavorano sul cibo e noi lavoriamo su un'altra parte della cultura del territorio. Allora, questi sono le quattro parti, e abbiamo evidenziato le aree, le regioni da dove arrivano gli ospiti, e in particolare da dove si effettuerà lo streaming. Vedete il Veneto, quelli dei tiranti dea bassa, no? Tiranti dea bassa. E Cipro con la regione da cui arrivano gli ospiti, la Croazia, in particolare l'Istria per quanto riguarda la Croazia, la Francia, una parte della Francia del Sud, e le Fiandre per quanto riguarda il Belgio. Queste sono le località, e queste sono invece le attività che potremmo vedere in streaming. Perché in streaming? Perché, vabbè, insomma, non occorre dire che è estremamente difficile portare queste barche con 14 membri, con 14 persone che remano, che sono la trasformazione anche qui di un'attività molto importante che c'era nel Golfo di Guascogna fino a una cinquantina d'anni fa. Queste sono barche tradizionali che partivano da riva e andavano di pesca, di pescatori, e in particolare andavano a caccia di balene. Quando la balena passava, vedevano le balene che passavano, partivano e andavano a caccia di balene, così come vedete quello lì in piedi che adesso fa da timoniere, era quello che poi lanciava la fiocina. Questi sono trampolieri dalle Landes, le Landes sempre nel sud della Francia, e due tipi di imbarcazioni diverse, una cipriota e la batana con anche la vela al terzo per quanto riguarda l'Istria, la Croazia, che
qualcuno di voi saprà, la vela al terzo è una modalità di vela che è anche caratteristica della nostra costa, dell'Adriatico, ed è caratteristica anche della costa del versante di fronte all'Adriatico, alla nostra costa veneto e romagnola. Quindi lì vediamo una vela al terzo e lì vediamo i tiranti, il tiro del burcio, i tiranti dea bassa, eccolo qua. E questi qua si divertono a tirare questa imbarcazione su un'acqua che sembra ferma, ma non è ferma, c'è una corrente, e fanno un percorso in andata e un percorso a ritroso. Questo, ma che modo fa che vedere tutto? E la sorpresa cos'è dopo? No? Che, un'anticipazione, sì. E, vedete questi i pescatori a cavallo, questa è un'attività che sarà sempre in programma, in streaming. È una modalità di pesca al gamberetto, con dietro il cavallo c'è una rete, praticamente con una sorta di strascico, e pescano i gamberetti. E questo è un patrimonio, questo è già patrimonio UNESCO, questa attività, come è già patrimonio UNESCO il canto bizantino che avremo in collegamento da Cipro. E non è patrimonio invece il canto bretone. Qui vediamo le pirate che sono state nostre ospiti nel 2019 e che quest'anno invece saranno nostre ospiti in streaming e non in presenza. Eccoci qua, arriviamo alla fine con questi 5 punti che saranno le regole da osservare quest'anno. Il primo punto ci dice di evitare di creare assembramenti, il secondo di portare con sé una mascherina che potrebbe essere richiesta per accedere in determinate aree, il terzo di prestare attenzione alla segnaletica presente nelle aree, perché come ho detto prima, a seconda di come è considerata l'area, se è considerata chiusa, aperta o neanche delimitata, abbiamo delle regole diverse da osservare. Il punto 4 ci dice che alcuni eventi sono a numero chiuso, quindi quello che ho detto, è pertanto soggetto ad esaurimento posti. Questo è un avviso che c'era anche l'anno scorso e anche quest'anno, specialmente per quanto riguarda concerti, conferenze, convegni. Quindi tutte quelle aree che sono soggette ad un regolamento più stringente, diciamo, c'è anche la possibilità di prenotazione e quindi può esserci anche l'esaurimento posti. L'accesso alle aree del festival sarà regolamentato in funzione delle disposizioni ministeriali in vigore. E questo è quello che ho continuato a dire durante questa mia brevissima presentazione del festival, e do adesso la parola a Silvia, che doveva fermarmi, che invece non mi hai fermato. Ah, sono nei tempi? Posso parlare ancora? No. Grazie. Bene. Bene, grazie mille Paolo, soprattutto di essere stato nei tempi. E sì, grazie per questa presentazione del festival, delle sue attività ludiche piuttosto che musicali, piuttosto che appunto di vario stampo, come nelle corde del festival Tocati. E nulla, in fondo appunto alla presentazione di Paolo abbiamo visto, scorrendo, alcune regole che ci verranno poi più dettagliatamente esposte in seguito dall'ingegner Fornalè e da Ezio Peroli. E adesso chiamo Diego per presentare un altro aspetto molto importante del festival, ossia il suo aspetto sostenibile. E anche quest'anno appunto il nostro festival è stato identificato come un festival
certificato ISO 20121, cioè sostenibile nelle sue tre forme, ossia economico, ambientale e sociale. Grazie, mi stavo perdendo. E quindi appunto adesso Diego vi parlerà di questo aspetto per noi fondamentale, un vanto, ecco, che ci portiamo dietro dal 2015 ormai. Ciao a tutti, è il secondo anno nel quale parliamo di sostenibilità. L'anno scorso l'abbiamo fatto partendo da questo documento che è un po', diciamo, il riassunto di tutta l'attività. Qui vediamo appunto Toccati Festival Internazionale, certificazione ISO 20121, ovvero il festival è sostenibile. Ce lo dicono due loghi che vediamo là in fondo, BSI, che è un ente certificatore esterno, che appunto ha la facoltà di rilasciare queste certificazioni, e poi ci aiuta in questo percorso l'OCOM, che è il nostro consulente esterno. Diceva appunto Silvia, se vuoi un po' scorrere, tanto è il documento dell'anno scorso, facciamo un po' quindi anche un ripasso, nel senso che a volte parlare di sostenibilità viene da pensare solo all'aspetto ecologico, che è sì importante, ma deve essere sempre anche messo in relazione all'aspetto sociale e anche l'aspetto economico. Deve esserci crescita, diciamo, in un modo sicuramente equilibrato. Puoi sempre scorrere, vediamo qui che ci sono anche vari dati che, come dire, descrivono il nostro festival. Vai pure, che tanto ci sono molti, sono molte slide. Sì, tu vai avanti. Ci sono molti dati, diciamo, no, che descrivono i nostri festival, dai metri quadri di area interessata, eccolo qua, questa ad esempio, da quante persone partecipano, dai volontari, dagli incontri culturali, giù la quantità di giochi, i partner, estremamente importante, perché se parliamo di sostenibilità, ovviamente i partner, i stakeholder, le persone che ci aiutano devono essere del territorio e devono anche diciamo rispettare certi protocolli, certi crismi rispetto alle loro prestazioni che ci danno. È importante anche il fatto che questo nostro percorso, anche qua scendi pure, si relaziona a quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, che è un documento fondamentale UNESCO, nel quale ha individuato 17 obiettivi per appunto uno sviluppo non solo del Toccati ovviamente, ma dell'intera globalità, dell'intera socialità, dell'intera mondialità. E di questi 17 obiettivi noi ne abbiamo estrapolati 5. Quest'anno ne abbiamo aggiunto anche un sesto, che è relativo all'inclusività delle varie persone a seconda del sesso, religione o da altre cose, insomma un tema sicuramente estremamente caldo. E se vuoi scorrere per far vedere un po', ecco, vediamo anche qui i tre aspetti che si devono diciamo rapportare tra loro in modo equilibrato: l'economico, il sociale e sostenibile. Per ogni aspetto ci sono vari parametri, la raccolta dati, la rielaborazione, e tutto questo percorso si conclude poi, se vuoi anche chiuderlo, comunque sempre farlo correre un pochino, chiudi pure, c'è un altro secondo documento. Tutto questo percorso appunto si conclude, ecco, questo è quello che abbiamo visto anche lo scorso anno, per entrare un po' più nel merito della cosa. Dicevo che questo percorso si conclude con la certificazione dell'ente esterno, nel quale appunto in modo ufficiale certifica che il nostro sistema di gestione è rispondente a questa normativa internazionale. E quest'anno ovviamente questo è relativo al 2020. E c'è una raccolta dati, ma ci sono anche report fatti durante il festival, cioè i tecnici della BSI sono presenti durante il festival e indagano e scrutano se quello che abbiamo preventivato poi viene effettivamente realizzato, se ci comportiamo conformemente a quanto abbiamo progettato. Ecco, anche qua, se vuoi passare all'altro documento,
Questo invece è un altro passo formale successivo per, insomma, appunto per cercare di capire come si compone un po' tutto il percorso, nel quale è firma recente di Paolo Avigo, presidente, il quale l'associazione si impegna anche quest'anno a voler perseguire questi risultati, vedete appunto stabilire, implementare, mantenere e migliorare il sistema di gestione sostenibile anche quindi per l'edizione 2021, assicurare che la gestione sia conforme alla politica di sviluppo, quindi che quello che progetto appunto poi lo realizzo effettivamente, ed è anche sempre importante anche il terzo punto, ovviamente dimostrare la conformità volontaria alla norma mediante l'esecuzione di audit di verifica ispettiva da parte parte terza. Cioè tutto questo noi lo facciamo oltre la norma. Ci saranno poi appunto due interventi di tecnici rispetto all'aspetto sanitario e rispetto all'aspetto della sicurezza. Lì siamo blindati dalla norma. Di questa invece della normativa rispetto alla sostenibilità potremo, se vogliamo, farne anche a meno. Non ne abbiamo una, come dire, un obbligo normativo appunto. Il terzo punto dice che è scelta di AGA continuare in questo percorso. Anche questo, ecco, vediamo poi. E questo qui è sempre, vediamo un po', il report appunto di BSI e di AGA e di Locom, il report di ciò che abbiamo fatto lo scorso anno e sempre, scusami, vedete anche le azioni migliorative, sempre la pagina precedente, scusami, nel report c'è sempre anche il guardare oltre, il guardare avanti, ovviamente, per cui il report dello scorso anno, all'interno di quello, ci sono evidenziate delle criticità, delle osservazioni e delle proposte per migliorare l'edizione 2021. Infatti, se nella pagina successiva vediamo che ci sono... sono stati raccolti vari dati, partiamo da questi qui più rossi, insomma non ci sono conformità, non conformità, scusate, né di piccolo né di grande ordine, là troviamo tre osservazioni di miglioramento e le vediamo probabilmente esatto nella pagina successiva, nel quale appunto l'ente certificatore ci dà tre suggerimenti. Sono qualcuno di carattere estremamente pratico, mettere i parapetti, attenzione a qualche situazione di pericolo. Poi ci dà però anche indicazioni di tipo procedurale, forse è questa o quella dopo, vabbè, anche indicazioni di tipo procedurale, cioè attenzione a come archiviate i dati, attenzione a come veicolate le informazioni all'interno della struttura dell'associazione, perché la sostenibilità si occupa anche di questo, soprattutto nel nostro caso, nel quale il nostro diciamo oggetto del certificato è le procedure, come realizziamo il festival, oltre al contenuto. E ci sono poi anche indicazioni da parte di Locom, che è appunto il nostro consulente esterno che ci aiuta, vedete anche qui ci sono indicazioni di vario carattere, ad esempio qui è sempre estremamente gli ultimi tre punti, AMIA, GSM, acque veronesi, mancano i dati di raccolta, manca il certificato di fonte energetica. Ecco, qui è un punto critico che ahimè ogni anno magari ci viene sottolineato e con il quale facciamo fatica un po' a rapportarci, nel senso che potrebbe essere migliore sicuramente la collaborazione in termini di raccolta dati da parte delle tre municipalizzate. Raccogliendo i dati si rielabora e si riprogetta per il prossimo anno. Questo ahimè è un dato che stiamo cercando un po' di gestire. E anche là appunto dicevamo che è stato aggiunto nella parte più colorata, quella di destra, che ci sono i goal, gli obiettivi dell'agenda 2030, dai quali vengono estrapolati questi sei obiettivi che noi nel nostro piccolo riusciamo diciamo a perseguire, non magari a raggiungere ma comunque a perseguire, ecco, e a migliorare. E quest'anno penso anche qua che ci siamo, vedete se vuoi fare lo scorrere, perché ecco qui ovviamente c'è tutta una sequenza di raccolta dati per fattore, per area di intervento, vedete sono un po' divisi, sono tecnicismi appunto, tecnicismi piuttosto elaborati. Qui tra l'altro vengono anche messi in confronto le varie annualità, questo è il quinto anno. Abbiamo dei dati anche un po' sfalsati, se vogliamo, quest'anno rispetto agli scorsi anni, cioè scusate, quest'anno nel senso del 2020 rispetto agli anni precedenti. Vedete che magari ci sono meno attività, meno, perché comunque siamo intervenuti in un contesto estremamente difficile e quindi apparentemente, se vogliamo, abbiamo dato meno, però comunque quel dare meno è stato fatto
con procedure sempre corrette. Perché? Perché comunque abbiamo il 100% della chiusura al traffico del centro storico interessato, perché comunque abbiamo la gratuità del festival, l'abbiamo mantenuta, perché abbiamo migliorato ad esempio l'aspetto delle cucine e del servizio ai volontari, ed è stato innescato un meccanismo estremamente virtuoso nel momento in cui abbiamo coinvolto anche le varie osterie del territorio. Per cui, seppur ridimensionando qualche numero, abbiamo ottenuto lo stesso la certificazione. Ecco, questo quindi sì, è fuorviante magari guardare solo il numerino, questo volevo dirvi. E un ultimo aspetto, quindi anche qua sempre se vuoi un po' così, ma vedete, è estremamente noioso questo documento, è un po'... sono dei tecnicismi, dei grafici e altro, ecco. E un elemento anche non di novità ma di miglioramento quest'anno, vediamo l'altro nel prossimo file, è il, se puoi anche chiuderlo, sì, sì. È la PlaySmart, la Piazza Bra, è la situazione che c'è in Piazza Bra, nel quale appunto lì dovrebbero concentrarsi un po' tutte le sinergie che lavorano all'interno della città e della provincia, che hanno come obiettivo ovviamente la gestione della sostenibilità. Abbiamo dei partner che sono le municipalizzate, già presenti gli scorsi anni, ma quest'anno appunto abbiamo anche implementato con l'altra area, che sarà un'altra struttura leggermente staccata in Piazza Bra, quindi anche fisicamente diciamo più grande, ma l'elemento di novità importante è che da quest'anno vengono inserite anche aziende, attività, vedete i nomi di Auto Torino piuttosto che Fratelli Turri, Novamont, ecco, che non sono aziende municipalizzate, ma sono ditte, sono società private che perseguitano sicuramente uno scopo di lucro, però lo fanno all'interno di certi crismi e lo fanno tenendo conto appunto il tema della sostenibilità, di qui la compatibilità con il nostro modus operandi. Vabbè, Fratelli Turri, Novamont anche, che è una ditta insomma interessante a livello internazionale, che si occupa appunto della produzione delle plastiche biologiche, di cosmetici biologici, e innesca un ciclo dal quale appunto dalle posate in materiale biologico riesce poi a trasformarlo in terreno fertile, e questo appunto è un po' quello che dovrebbe essere il luogo nel quale tutte cioè comunque tutti o molti soggetti trovano un punto di incontro e un luogo di confronto. Basta, non avrei altro da dire rispetto alla sostenibilità. Vittoria, o è taglio? Taglio, scusa. Ok, basta così. Grazie. No, scusate, un'altra cosina. Ecco, nella raccolta dati, quest'anno appunto apriamo la finestra, la porta anche ai volontari, nel senso che se durante il festival vi viene, insomma, vedete qualche punto di criticità o vi viene qualche idea in termini anche propositivo, basterà fare una mail a segreteria oppure a me personalmente, Diego Chiocciola, associazione di occhi antichi, in modo tale che anche poi tutte queste osservazioni verranno raccolte e andranno poi a confluire in quello che è il librone 2021, lo chiamo così anziché chiamarlo report. È più bello. Grazie ancora, mettilo lì. Bene, grazie Diego per questo excursus relativo appunto al nostro viaggio nella sostenibilità, che si vede appunto nelle tre forme, soprattutto nel nostro festival, e per la presentazione appunto molto breve, però intensa appunto rispetto a PlaySmart, un'area che a noi è molto cara. E sì, ribadisco appunto quello che è stato detto da Diego: se vedete delle non conformità piuttosto che degli aspetti che possono essere migliorati, perché appunto abbiamo sempre da migliorare, fatelo presente al vostro referente dell'area oppure appunto tramite mail a me o a Diego. Va bene? E va bene, adesso, come detto in precedenza, chiamerei sul palco l'ingegnere Fornalè.
eccolo, il nostro responsabile della sicurezza del festival, che vi parlerà, ecco, un po' più nel dettaglio rispetto a quello che è questo tema caldo di questa edizione. Grazie, buonasera a tutti. Io purtroppo non ho fatto una presentazione, quindi spero di non risultare troppo noioso. Allora, vedo con piacere che ci sono molti volontari delle edizioni precedenti e mi viene da rincuorarli che quest'anno sarà un pelino più leggera la gestione della sicurezza rispetto all'anno scorso. L'anno scorso, per chi non avesse fatto il volontario, diciamo che la gestione della sicurezza delle aree è stata abbastanza pesante, abbastanza complessa. In primis perché abbiamo dovuto provvedere alla tracciabilità di tutti i partecipanti, quindi c'era questa necessità di tracciare tutte le persone, dopo di gestire i dati, mantenere i dati per una serie di giorni, che sicuramente per quello che è il festival, diciamo, lo ha appesantito, ecco, anche nelle aree gioco dover provvedere a questa gestione dei dati è stato abbastanza pesante. Quest'anno per fortuna non dobbiamo fare ciò, quindi nelle aree gioco non dovremo più tracciare le persone che parteciperanno, abbiamo semplicemente l'obbligo, per quanto riguarda, quindi adesso parlo di aree all'aperto, degli spazi all'aperto, tendenzialmente dove nelle aree gioco, dobbiamo informare le persone che potranno partecipare con il Green Pass, però non abbiamo l'obbligo, non avrete l'obbligo di richiederlo né quindi di andare a verificare se le persone sono in possesso o meno del certificato. Restano poi comunque tutte le misure che avevamo implementato invece l'anno scorso nelle aree gioco, per cui laddove ci sono per esempio degli attrezzi che vengono utilizzati in maniera ripetitiva da più persone, questi dovrete provvedere comunque sempre a sanificarli, si dovrà fare in modo che venga mantenuto e garantito il distanziamento sociale, quindi le distanze di un metro tra le persone, per esempio dove ci saranno delle aree in cui il pubblico potrebbe ammassarsi o comunque concentrarsi per assistere allo spettacolo, bisognerà cercare di garantire il distanziamento. Questo cercheremo di aiutarvi predisponendo della segnalettica anche orizzontale, in modo che i partecipanti siano facilitati nel non addensarsi, però dovrete comunque cercare di fare in modo che questa distanza sia garantita. Discorso diverso invece per le zone, per gli spazi al chiuso, parlo per esempio delle aree dove si terranno incontri o eventi, dove invece sarà necessario verificare che chi partecipa abbia il Green Pass. In ciò, in questa gestione del Green Pass, diciamo che laddove dove è richiesto sarete comunque spesso anche coadiuvati da del personale a ciò preposto, quindi ci saranno degli steward, non dappertutto, però nelle aree dove è previsto maggior afflusso ci saranno, quindi sarete coadiuvati. Ecco, quindi questa è la principale novità rispetto all'anno scorso, che un po' alleggerisce il vostro compito. Poi io, per quanto riguarda le misure che riguardano la gestione della sicurezza sanitaria, poi lascerei che sia il dottore magari entrare più nel dettaglio e dire quali sono le accortezze che dovete tenere voi e far rispettare poi al pubblico, in modo che l'esperienza sia vostra che del pubblico avvenga in sicurezza dal punto di vista sanitario. Vorrei far presente a chi già non lo sa, a chi non ha partecipato gli anni scorsi, che dal punto di vista della sicurezza sanitaria, nel caso delle emergenze,
Il festival è in contatto con la Croce Verde e diciamo l'area del centro è stata suddivisa, immaginate che sia stata suddivisa in settori, e in ognuno di questo settore ci saranno sempre delle pattuglie di infermieri che con la bici continuano a girare. Questo ovviamente per facilitare il loro intervento, per accelerare il loro intervento nel caso dovesse succedere qualcosa, dovesse esserci la necessità di dover far intervenire dei sanitari. Quindi nell'area saranno presenti delle cassette di primo, chiamiamolo di primo soccorso, che però in realtà possono servire solo per delle medicazioni nel caso qualcuno del pubblico si facesse male, si sbuccia, ha bisogno del ghiaccio istantaneo, magari ve lo chiede, vi faremo avere delle planimetrie in modo che ognuno di voi sappia qual è il presidio più vicino dove magari indirizzare l'infortunato. Però laddove la cosa dovesse essere più grave, la cosa da fare è chiamare subito il 118. Questo fatelo perché il 118 sarà già allertato, è già allertato, sa che laddove qualcuno di voi dovesse chiamare dicendo che non so, è successo qualcosa all'interno del Toccati, loro sono direttamente in contatto con le squadre che girano in bici nel centro storico, che sono diciamo munite di GPS, quindi sanno direttamente chi chiamare e mandano il soccorso più vicino, che poi a sua volta decide, valuta eventualmente le scelte da fare, se c'è da chiamare l'ambulanza piuttosto che no. Magari riescono loro a risolvere sul posto, perché ovviamente loro sono dotati di tutta la loro attrezzatura. Nell'area poi saranno presenti anche degli estintori. Anche qui non vi chiediamo di diventare dei vigili del fuoco, ovviamente sono dei presidi che devono essere usati in caso di emergenza, e laddove parliamo di qualcosa di piccolo, se vedete che sta prendendo fuoco, c'è un principio di incendio importante, la cosa da fare è chiamare subito i vigili del fuoco. Ecco, non improvvisiamoci vigili del fuoco, non serve, l'importante è essere tempestivi piuttosto che chiamare direttamente i vigili del fuoco. Nel cartellino che vi verrà dato da volontario sul retro avrete tutti i numeri di telefono necessari, quelli delle emergenze, quindi polizia, ambulanza, vigili del fuoco appunto. Troverete anche il mio numero, e per cui anche lì, se dovesse esserci qualsiasi infortunio, vi chiedo comunque di avvisarmi, perché io sarò sempre presente e quindi posso intervenire anch'io. Anche se dovessero esserci problemi di altro tipo, anche di altra natura, magari problemi di ordine pubblico, quest'anno, adesso non so, spero di no, però potrebbero esserci comunque discussioni legate, non so, al Green Pass, piuttosto che cose, quindi magari mi chiamate e io cerco di intervenire tempestivamente per poi valutare la situazione e di conseguenza capire cosa fare. Sì, direi che per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza io non avrei molto altro da dire, più che altro perché come vi ho detto prima, non vorrei entrare nelle singole aree, perché ci sono tantissime aree nel festival che hanno funzioni diverse, parliamo di eventi, di giochi, spettacoli, e che ognuna ha le sue peculiarità. Quello che vorrei fosse chiaro è sostanzialmente che dividiamo gli spazi in esterno o al chiuso. Laddove siamo all'esterno non dobbiamo chiedere, cioè la cosa più importante è che voi non siate tenuti a richiedere il Green Pass, seppur l'accesso all'area sarebbe dovuto solo a persone
cioè sarebbe consentito solo a persone con il Green Pass, però diciamo che il decreto ministeriale ci dà questa possibilità di bypassare la richiesta di presentazione formale del Green Pass, e quindi ci solleva da questo onere e responsabilità. Quindi questi secondo me sono gli aspetti principali, più importanti, che dovete tenere in considerazione. Io sì, lascerei. Grazie mille. Bene, grazie Emanuele per insomma averci presentato un pochettino quelli che sono gli aspetti fondamentali di quello che poi sarà il piano di sicurezza del festival. E sei stato molto chiaro, penso che un po' per tutti sia stato così. In caso comunque abbiate domande più specifiche, vi invito di presentare le domande alla fine appunto di tutte le presentazioni. Adesso chiamerei l'infermiere coordinatore, il dottor Ezio Peroli. Ecco Ezio Peroli, che è infermiere coordinatore presso l'ULS 9, giusto? Sì. Perfetto. Buonasera, buonasera. Anzi, ben ritrovati con qualcuno, ci siamo visti l'anno scorso, con altri, benvenuti, ci presentiamo. Sostanzialmente dall'appuntamento della 18ª edizione non è stato tolto granché dalla normativa che indirizza i comportamenti igienico-sanitari, ma è stato anche recentemente, sono stati recentemente aggiunti dei decreti legislativi. Ripercorro quindi gli orientamenti nell'intento di ribadire cose che già conoscete, per spostare un po' quel senso comune che abbiamo di adempiere all'obbligo più che nella sostanza preventiva dei nostri comportamenti. Quindi ripercorro rapidamente quanto c'è demandato dalla normativa nazionale ma anche regionale, è un po' un intreccio di questi aspetti, ripercorriamoli, cerco di farli anche rapidamente perché vedo che i ritmi sono ok. E ho usato proprio le slide della 18ª edizione perché fin qui non c'è nulla da aggiungere, anzi ho tolto qualcosetta, andiamo pure che così percorriamo assieme. Le finalità che rimangono valide in tutti i nostri atteggiamenti sono proprio quelle di ridurre il rischio di trasmissione del virus. Lo stiamo percependo, non si è spenta il problema, la pandemia, ma sta evolvendo, quindi è ancora una situazione che ha delle latenze che ancora non conosciamo fino in fondo. Quindi l'esortazione è quella di essere ligi a una serie di comportamenti che possono ridurre la trasmissione. Quindi sostenere un modello di ripresa compatibile con la tutela della salute vuol dire che dobbiamo riprendere gradualmente tutte le nostre abitudini di vita, non solo quelle commerciali, di intrattenimento e quant'altro, compatibilmente con la convivenza di questo rischio e quindi con il contenimento della trasmissione. Ve lo riporto perché Covid-19, ve lo riportavo perché è dal 19 che è stato isolato questo virus, questo coronavirus, che per gli addetti ai lavori è proprio il SARS-CoV-2. È solo per riportarvi un po' a memoria il fatto che è nato ormai da qualche anno. Ecco, questo è importante. Come avviene la trasmissione del coronavirus? Avviene attraverso quelle goccioline che hanno un diametro superiore a 5 micron, che sono i droplet. Quindi i droplet vengono espulsi dalle vie aeree, vengono sparati per circa la distanza di un metro e quindi cadono sulle superfici. Quindi sostanzialmente tosse o starnuti possono essere veicolo oppure per contatto diretto, perché dopo un metro queste goccioline cadono sul microfono, cadono sulle superfici e sopravvivono per 24, 48, 72 ore. Quindi
l'igiene che riguarda tutta la dimensione personale, ma anche gli oggetti che tocchiamo, gli scorrimano e quant'altro, perché dopo andremo a vedere alcune norme di riferimento. In particolar modo la sintomatologia che dà innalzamento del rischio è quando c'è la temperatura superiore a 37,5, accompagnata anche magari da sintomi respiratori come tosse e via dicendo. Ecco perché viene controllato sempre nell'eccesso nei varchi la temperatura. Questo è l'indicatore primo. La temperatura del corpo, se supera i 37,5, rappresenta di fatto un rischio importante per la trasmissione. E l'altro problema è proprio del contatto diretto o del contatto ravvicinato, quando si entra in un contatto interpersonale inferiore a un metro. Lo vedremo dopo anche nei cinema, nei teatri, insomma in quelle posizioni che sono statiche, a questo metro come va fatto valere nelle sue distanze, nelle sue garanzie. Quindi ecco, le misure possono essere rappresentate da norme di comportamento, dal distanziamento sociale. L'anno scorso avevamo visto il contact tracing, che è stato un impegno molto molto importante, che non è del tutto escluso, lo vedremo, perché in alcune occasioni è importante nelle prenotazioni conservare comunque i dati, perché questi rappresentano dopo una fonte di ricognizione. È una responsabilità questa della prevenzione, che è collettiva, quindi riguarda tutti, non riguarda qualcuno in particolar modo, quindi non c'è un controllore in particolare, deve diventare una condizione comune che la nostra salute e i nostri comportamenti possono rappresentare sicurezza o insicurezza rispetto agli altri. Ecco, quindi nelle norme comportamentali si è ribadito più volte rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone. Dopo ritornerò abbastanza su questo particolare, perché anche l'igiene delle mani merita un'attenzione, non è un atto formale, ma deve essere fatta bene, perché di fatto deve garantire l'interruzione di una trasmissione, dopo lo vedremo. E anche tutte quelle che sono le superfici di contatto dovrebbero essere sistematicamente nei programmi pulite e disinfettate con soluzione a base alcolica. Il distanziamento sociale rimane un metro senza svolgimento di attività fisica, se sono seduto, insomma, se non ho vicino un convivente devo avere un metro antero-posteriore, ma anche laterale, e due metri durante l'attività fisica intensa. Sul contact tracing passo un po' a pie pari, perché è stato un grande capitolo nella precedente edizione, e stavolta invece riguarda solo alcune aree in particolare, perché comunque manipolano dati nella prenotazione. Quindi ecco, nelle misure di igiene per la riduzione del rischio è quello di far lavare le mani bene quando si entra e quando si esce. Questa è una regola di base, ma l'abbiamo visto e lo stiamo vedendo, insomma, vanno disinfettate e quindi va garantita la presenza dell'igienizzante, del sanificante con soluzione a base alcolica. Mi fermo solo un attimo per sottolinearvi le modalità per lavarsi bene le mani, perché anche il volontario rappresenta un modello di riferimento. Ci si lava le mani in 40 o 60 secondi. Se proviamo un attimo a contare fino a 60 e vi faccio vedere come ci si lava le mani, vedete che forse magari avanziamo sempre un po' di tempo. Le mani vanno lavate bene negli spazi interdigitali, vanno pulite bene le unghie, vanno lavate i polsi, vanno lavate. Se pensate che adesso io mi sto lavando le mani, circa 30 secondi, quindi dovrei insistere.
consumato circa un minuto. Questa è la corretta modalità per il lavaggio delle mani. È questo che vorrei darvi come attenzione, per spostare da quello che è un obbligo che ci fa fare qualcosa di frettoloso a un atto che di fatto può interrompere la trasmissione di una contaminazione da virus. Ma proseguiamo perché i ritmi sono... Quindi le altre norme sono indossare la mascherina dopo aver lavato le mani. È chiaro che se le mie mani non sono correttamente pulite, contamino la mascherina me la metto sul viso e quindi abbiamo detto, insomma, creo quella condizione di contagio. Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani sporche è implicito, perché nelle mucose, nelle congiuntive, si supera quella che è la barriera di difesa che normalmente abbiamo sulla cute. Tossire, starnutire all'interno del braccio con il gomito piegato, se proprio non abbiamo alternative, o all'interno di fazzoletto monouso, evitare contatti ravvicinati. Queste sono tutte cose che abbiamo messo in primo piano, vai pure, l'anno scorso, che era un contesto che meritava molte attenzioni, perché eravamo in grave apprensione per i contagi. Quest'anno però impariamo a tenerle presenti tutte comunque, perché abbiamo davanti un autunno e un'occasione come il Toccati che veramente, insomma, crea molte occasioni a rischio. In caso di febbre o sintomi respiratori, gastrointestinale, non uscire di casa e chiamare il medico. Questo vale per tutti, quindi viene detto anche ai volontari: se stai male, sta a casa, non metterti in gioco, perché questo può essere un momento d'alto rischio. Praticare accurata igiene ambientale e delle superfici, con attenzione maggiore per quelle più toccate e manipolate. I braccioli delle sedie li scorre in mano, ma nel bagno le maniglie, cioè sistematicamente dovremmo garantire un'igienicità che vada ad interrompere questa catena di trasmissione. Areare frequentemente i locali. Dove non c'è impianto di condizionamento vanno aperte le finestre, dove invece c'è l'impianto di condizionamento vanno regolati in funzione che vengano aumentati il numero dei ricambi d'aria. Ecco, l'uso della mascherina, vi riporto alcune attenzioni. Riduce la trasmissione dei patogeni trasportati dalle goccioline che mettiamo, svolgendo la funzione di barriera meccanica. Quindi la mascherina non difende da tutto, ma ci impedisce di espellere le nostre goccioline, i nostri droplet, e di venire contaminati dalle goccioline degli altri. Per altri virus e per altre modalità non è una barriera, ma comunque, insomma, per quel che riguarda il Covid, viene descritta nel suo uso anche indicata la mascherina sociale, cioè una mascherina che sia multistrato, che può essere anche costruita artigianalmente, che sia lavabile, dopo andremo a vedere che sia, insomma, trattabile e disinfettabile. È obbligatorio in tutti, quindi la norma dell'uso della mascherina rimane invariata, è obbligatorio in tutti i locali chiusi, accessibile al pubblico, comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Quindi vuol dire che se entriamo in uno spazio chiuso la mascherina è obbligatoria nel momento che accedo, può non essere più obbligatoria nel momento in cui mi siedo, perché il distanziamento mi viene garantito per quel metro, ma me la devo rimettere ogni qualvolta mi muovo dal mio posto e tutte le volte che esco, e che quindi mi risposto e perdo la garanzia del distanziamento. Questo è un po'. Non è indicata, cioè non è indicato nell'obbligo i bambini sotto i 6 anni o tutte le persone che hanno certificazione per problemi di salute. D'accordo? Ci sono alcune patologie che controindicano l'uso della mascherina, quindi dobbiamo tener conto che alcuni adulti possono non averla perché non possono tenerla. Allora, prima di indossarla, lavarsi le mani, farla aderire bene al volto, quindi quelle mascherine sotto il naso, sopra il mento, di traverso o quant'altro sono inefficaci, se non anche controproducenti. Se si inumidisce o è danneggiata va cambiata, è efficace solo asciutta,
quindi non vado neanche a specificare che sia pulita, insomma vediamo anche degli esempi insomma non proprio igienici. Riporla immediatamente in un sacchetto impermeabile ed evitare di lasciarla in giro o di porla a contatto con altre superfici. La mascherina appoggiata sul tavolo o messa in parte o su un libro in quel momento rappresenta una fonte di contaminazione per sé e anche per gli altri. Ecco, se multiuso, lavarla frequentemente con cicli a temperature di 60-90 gradi per 30 minuti con normale detersivo. Dopo aver tolto la mascherina bisogna lavarsi le mani. Vedete com'è ricorrente l'igiene delle mani, insomma, che a volte saltiamo abbastanza a piepare. Sui guanti, che era un capitolo presente molto l'anno scorso, nel senso che molti insomma per timore mettevano i guanti hanno comunque rappresentano una barriera protettiva, ma non tolgono l'obbligo di lavarsi ogni qualvolta si tocca un oggetto o via dicendo, insomma con lo stesso criterio con cui ci laviamo le mani. Devono essere cambiate frequentemente e quelli già utilizzati una volta rimossi non devono essere riutilizzati. E sostanzialmente è controindicato l'uso dei guanti, è indicato l'igiene delle mani, anche perché il guanto ha un impatto ambientale che dopo insomma genererebbe problemi di smaltimento. Ecco, il Veneto, la regione Veneto da parte sua con l'ordinanza numero 59 aveva fatto una serie di tabelle di tipo tecnico che dava delle regole per ogni ambito di evento, di iniziativa, di gioco, di sport, e quindi le abbiamo riassunte brevemente. Allora, predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, quindi l'ha già detto, ci saranno delle tabelle informative perché è importante ribadire quello che stiamo dicendo fra di noi anche per gli altri dal punto di vista delle norme igieniche. Programmare le attività in modo da evitare assembramenti, questa è la parola chiave, vanno evitati perché tolgono quel distanziamento di un metro, quindi quella foto di prima di Piazza Erbe, insomma, in questo contesto Covid diventerebbe esplosiva per i rischi da contaminazione. Potrà essere rilevata la temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore al 37,5, l'abbiamo già menzionato, e garantire le distanze di sicurezza. Formare il personale per indirizzare le persone al rispetto di tutte le norme. Chi è operatore volontario di eventi pubblici rappresenta un modello e quindi in questo modello deve dare una dimostrazione educativa di come si sa lavare le mani, di come si sa mettere la mascherina, di come sa attuare correttamente tutte le norme igienico-sanitarie. Pulire e disinfettare gli attrezzi al termine di ogni uso individuale. Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati. Molti giochi sono stati eliminati perché gli attrezzi non potevano essere disinfettati. I giochi previsti in programma sono tutti disinfettabili. Cerchiamo di avere cura che questa sia un'azione puntuale, perché chi è dall'altra parte si aspetta questo. Insomma, è importante, è un indirizzo di valore comune. Disporre di prodotti per la disinfezione delle mani in prossimità del gioco, quindi in tutti gli accessi. La soluzione, meglio sarebbe se la soluzione ha un dispenser elettrico, elettronico, perché così evitiamo di appoggiare la mano sullo spruzzo, che diventa quello un primo punto di contaminazione, perché tutti ci appoggiamo la mano, insomma. Favorire il ricambio d'aria, non condividere oggetti personali, mantenere il registro delle presenze giornaliera da conservare per 14 giorni. Il contact tracing è stato un po' messo da parte, ma non eliminato, perché per il Green Pass, perché sono delle garanzie equivalenti, ma in tutte le attività in cui vi è prenotazione e quindi viene registrato un dato, quel dato dopo va conservato almeno per 14 giorni, perché rimane a disposizione per eventuali rintracciamenti in caso di focolai.
periodicamente, almeno ogni ora, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici a contatto con le mani, le spalliere, gli scorrimano, le maniglie del bagno e quant'altro. Queste sono indicazioni di carattere igienico-sanitario. Ecco, per i bambini l'azione è rivolta molto ai genitori, quindi educare i genitori e gli accompagnatori a un'adeguata informazione con le norme di prevenzione da adottare. E quindi qua la segnaletica con pittogrammi, con disegni comprensibili anche a un'età che non ha ancora la lettura dei messaggi, insomma, scritti. E soprattutto, ecco, l'idea è quello di dire se il tuo bambino non sta bene, non venire al gioco, insomma, garantisci come genitore tutte queste condizioni, questi criteri igienico-sanitari per il tuo figlio, sei tu che ne hai la responsabilità. Invitare all'automonitoraggio delle condizioni di salute e proporre misure igienico-comportamentali con modalità ludiche, compatibilmente con età, grado di autonomia e consapevolezza. È un'occasione anche il Tocati per dare dimostrazione ai bambini: dai che adesso assieme ci disinfettiamo le mani, dai che proviamo a vedere cosa vuol dire distanziamento, dai che proviamo, insomma, affrontiamolo con il loro linguaggio ludico e con la loro modalità, anche una forma educativa rispetto a questa. Pianificare gli spazi per garantire l'accesso ordinato, per evitare gli assembramenti e mantenere la separazione fra persone almeno un metro. Gli accessi, andremo a vederli dopo nel dettaglio, devono avere un senso unico di marcia, un varco per l'entrata, un'uscita e un senso unico nello scorrere delle persone. Questo per evitare proprio che nel doppio senso di circolazione ci si sbatta contro e quindi si creano condizioni di rischio. A consentire l'accesso ad un unico accompagnatore, questo è l'altro criterio che rimane. Ci eravamo lasciati, ecco, questa era proprio l'immagine che l'anno scorso era poco familiare, abbiamo familiarizzato con questa immagine del coronavirus, ma dopo siamo entrati, dopo l'augurio di un buon lavoro che, insomma, va riconosciuto, quel Tocati dell'anno scorso è passato veramente in un periodo ad alto rischio, con delle attività che erano di assoluta complessità, ma che ne è uscito benissimo. Insomma, devo dire la verità che dopo, per quello che è stato il trascendere degli eventi con il lockdown e quant'altro, insomma, credo che l'esperienza del Tocati della 18ª edizione sia stata di estrema affermazione, insomma, di un successo anche dal punto di vista delle norme igienico-sanitarie. Bene, arriviamo a quelle che sono le nostre novità nella 19ª edizione. Molte cose sono già state dette, insomma, ma andiamo ad integrare un po' quello che è la normativa di carattere nazionale e che comunque dopo, insomma, di carattere regionale aggiunge a quanto è stato detto. E le normative di riferimento sono il decreto legge 52 del 24 aprile e la più recente invece il decreto legge 105 del 23 luglio. Vedete, stiamo adempiendo a un decreto legge che è recentissimo, è nuovo di zecca, non stravolge nulla ma puntualizza, conferma alcune direttive. Ecco, in maniera molto sintetica, il decreto legge 105, che va a modificare il 52, sostanzialmente riafferma: dal 6 agosto è consentito l'accesso solo ai soggetti muniti della certificazione verde Covid-19, il Green Pass. Dopo andremo un po' a dettagliarlo perché non è vero in assoluto, insomma, il Tocati è variegato nei suoi ambiti, per cui alcune considerazioni dopo le vedremo assieme. Va conservata la misurazione della temperatura corporea all'ingresso, che quindi l'ingresso è autorizzato a chi accede se non ha temperatura superiore a 37,5, altrimenti non può accedere, e questo rimane un rigore. L'accesso ordinato, quindi evitare assembramenti, assicurare la distanza di un metro, separare i varchi di entrata e uscita e percorsi a senso unico di marcia. Quindi nell'organizzare gli ambiti di gioco, di intrattenimento, dobbiamo tener conto di quello che è tutto l'aspetto veicolare delle persone.
l'uso della mascherina obbligatoria nell'ingresso, l'uscita e durante gli spostamenti. Ripeto, quando invece si raggiunge la posizione statica può anche essere tolta. Io non me la sono tolta perché ho un microfono, sennò avrei potuto distanziarmi e parlare tranquillamente senza la mascherina. Utilizzare prodotti per l'igienizzazione della mano rimane a base alcolica, l'abbiamo visto, insomma, venendo su dalle scale l'abbiamo trovato, e questa deve essere una garanzia in tutte le postazioni degli eventi. Fornire adeguate informazioni sulle misure di prevenzione da adottare e rispettare con idonea segnaletica comprensibile anche a persone di altra nazionalità. Questo è molto molto importante in termini preventivi. Devo dar modo alle persone di avere chiarezza sulle norme igienico-sanitarie, che siano comprensibili anche a chi non ha padronanza della lingua italiana e che allineano a comportamenti comuni rispetto a quanto grosso modo abbiamo detto. Insomma, sono tutti quei manifesti che troviamo abbastanza in maniera diffusa un po' dovunque. Svolgere spettacoli composti a sedere preassegnati e garantire il distanziamento di un metro sia frontalmente che lateralmente. E i posti preassegnati mi danno l'agio di raccogliere il dato, di conservarlo, e devo aver modo di stabilire una mappatura. Non ci sono, la normativa va insomma su eventi con più di 2500 persone contemporanee o più di 5000, e quindi stabilisce il 50 o il 25%, ma non è il caso per gli eventi che accadranno all'interno del Tucatì. Nei guardaroba gli indumenti e gli oggetti personali in appositi sacchetti. Qualora vi fosse la necessità di un guardaroba e di una sorta di spogliatoio, bisogna garantire che gli indumenti individuali, gli oggetti individuali, siano custoditi all'interno di sacchetti che isolano un possibile contatto anche fra oggetti. Per le attività nei parchi, piazze cittadine, l'area coinvolta è quella limitrofa allo spettacolo o attività che si svolge. Questa è una prima sottolineatura per dire che l'area che mi interessa, se faccio il gioco in Piazza Bra e lo faccio circoscritto, mi interessa quella zona, cioè di quello che accade in tutta l'altra parte di Piazza Bra non ne siamo certamente referenti o responsabili. Ecco, la grande novità è proprio quella della certificazione Covid-19, del Green Pass. Questa è la vera novità, perché per il resto sono state ribadite le norme che appartenevano all'esperienza dell'anno scorso. Chi sono gli esenti? Gli esenti sono i bambini fino ai 12 anni, quindi non hanno l'obbligo, quindi da tenere conto che insomma in tutti i giochi in cui questa età, una serie di certificazioni mediche che controindicano l'esecuzione della vaccinazione, e devono avere la loro certificazione per questa. La sperimentazione Covid è un tipo di vaccino che hanno aperto una sperimentazione, quindi questi non hanno l'indicazione al Green Pass, e il certificato di vaccinazione della Repubblica di San Marino, che non entra in questa lettura del codice QR. Perché è obbligo? Si riferisce perché hanno una modalità di registrazione diversa. L'obbligo si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte dei partecipanti. Quindi quando in un luogo, in un ambito, in un evento, limito l'accesso, diventa obbligatorio il Green Pass. Non è obbligatorio invece negli eventi che si svolgono in luoghi all'aperto, privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento, che non è quindi destinato da un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.
Questo è il criterio che la normativa dà quando condiziono gli accessi in uno spazio circoscritto Green Pass. Se non è così, no, no. È chiaro che, come si diceva prima, ci saranno dei tabelli, delle tabelle che daranno l'indicazione che tutti comunque devono avere il Green Pass e che verrà fatta una campionatura a random da chi ha compito di tutelare questo elemento di sicurezza, e saranno penalizzate solo le persone che non hanno il Green Pass e non gli organizzatori. In questo campo, in questo caso, non viene messa in gioco una responsabilità. Alcuni quesiti possono rimanere un po' aperti rispetto alle certificazioni Covid. Chi verifica? La verifica è attribuita senza timore al personale addetto ai servizi di controllo dell'attività di intrattenimento in luoghi aperti al pubblico. L'abbiamo visto giù entrando, non c'è nulla di trascendentale, è un'app, l'app verifica C19, legge il QR e quindi, anche se offline, dà la possibilità di validità o non validità, quindi dà una spunta verde oppure una X rossa, e quindi eventualmente chi ha l'incarico di gestire il varco su quella spunta verde entra, con la X rossa non entra. E la X rossa può significare un QR contraffatto, un QR scaduto, altri motivi, ma sostanzialmente chi ha questo tipo di compito, di responsabilità, non fa altro che guardare questi due semplici aspetti. Quindi verifica che la certificazione sia valida e rende leggibile nome, cognome e data di nascita dell'intestatario. Quindi idealmente dovrei verificare che quella sia la mia e che non sia un passamano del Green Pass, insomma, per collettivo. E ve l'ho messa come nota: l'app verifica C19 è rilasciata dal Ministero della Salute, è gratuita, scaricabile dagli store, Google Store, insomma, è di facile reperimento, attiva in modalità offline, non bisogna essere collegati a internet, basta la prima volta, e soprattutto non prevede memorizzazione inoltre dei dati sensibili del cittadino sul e dal dispositivo mobile del verificatore, quindi è proprio un'app che in quel momento ti dice sì, no, sì, no, sì, no, e quindi ogni tanto va ricollegato l'apparecchio a internet perché l'app si riprende delle autorizzazioni, ma non richiede null'altro. Insomma, in termini organizzativi è un compito che non dovrebbe spaventare per le responsabilità che comporta. L'abbiamo visto oggi, gli insegnanti hanno iniziato a fare il controllo del Green Pass agli altri insegnanti, insomma, non mi fermo qua perché dopo l'organizzazione deciderà il criterio da adottare. Ecco, rinnovo quindi ancora l'augurio, e adesso tocca a voi, e il toccati stavolta è l'edizione 2021, speriamo che insomma tutto proceda nel miglior modo. Ci sono ancora delle variabili legate alla condizione della pandemia che meritano molta, molta attenzione. Vi ho dato alcune indicazioni su come è importante spostare il senso dell'obbligatorietà al senso invece di un'efficace azione preventiva in tutto quello che facciamo. Grazie della vostra attenzione. Bene, grazie mille Ezio per l'interessante intervento, che ci ricorda appunto il ruolo che abbiamo come appunto volontari del festival, che mai come in questi ultimi due anni è fondamentale per la buona riuscita del festival. E bene, allora noi abbiamo finito con le nostre presentazioni, direi che adesso lasciamo spazio alle domande da parte vostra, se avete qualche domanda.
Prego. Parola Presidente. Beh, allora, pur essendo molto schematico, è stato detto sia da Emanuele che da Ezio, le aree che, a cui c'è, dove c'è l'obbligatorietà e controllo sono le aree chiuse sostanzialmente, quindi sono le aree che comportano convegni, concerti gli incontri, comunque dove si sta seduti, no? Le sedi vengono messe a distanza di un metro, come è stato spiegato, però sono sostanzialmente quelle le aree dove c'è il controllo. Qui mi rivolgo ai responsabili delle aree e se qualcuno non sa dove è stato posizionato, quando abbiamo finito Gabriele e Dario sono disponibili per informarvi di dove siete stati posizionati. Quindi se voi avete fatto nel vostro modulo una richiesta specifica, molto probabilmente siete stati soddisfatti nella vostra richiesta. Se avete lasciato aperto la possibilità, poi adesso vi informano. Okay. Prego. Sì. Ah, tante domande. Però prima delle domande mi sono dimenticato una cosa importante prima quando ho parlato del festival. Avete visto che ci sono molte imbarcazioni e molte pratiche legate all'acqua. Mi sono dimenticato di dire che l'acqua è il tema portante del festival. Cioè, quest'anno abbiamo inserito, oltre agli ospiti, all'ospite e al plurale, un'altra tematica che potesse collegare, no? Gli ospiti, i paesi, e la tematica è quella dell'acqua, e l'acqua come elemento di unione tra le persone, tra i paesi, tra le comunità. Ecco. Questo mi scuso per non averlo detto prima, ma forse si è capito anche dalla presentazione che insomma vedeva l'acqua come protagonista. Prego le domande. Beh, una domanda semplice. Sono responsabile di un'area, sono Daniele. Volevo sapere se è previsto negli spazi esterni, parlo di una piazza, nelle varie piazze, un contapersone per evitare assembramenti, diciamo, quando si fanno, oppure no? Passo la parola al nostro responsabile della sicurezza. Sì, allora quest'anno non sono previsti. Non si sente? No. Mi sentite lo stesso? No. Allora, la logica che abbiamo seguito è stata quella di evitare di creare chiusure che comportassero quindi un controllo dell'accesso e delle uscite, perché delimitare le aree implicherebbe dover andare anche a fare il controllo del Green Pass. Quindi tendenzialmente negli spazi all'aperto, quindi nelle aree gioco, non ci saranno mai spazi delimitati. Non abbiamo la necessità di limitare il numero delle persone. Ovvio che dobbiamo cercare però di distanziare, di garantire il distanziamento. Dove ci aspettiamo che ci siano magari delle linee, tra virgolette, di assembramento, perché comunque gli spazi gioco saranno delimitati su alcuni lati per sicurezza, per esempio per evitare che le persone vadano troppo vicino al gioco, potrebbe rimbalzare una palla, potrebbe rimbalzare un disco, quindi andremo comunque a fare delle delimitazioni che potrebbero generare un punto di assembramento. Ecco, in quelle aree lì
andremo a disporre della segnaletica orizzontale, dei bollini, per facilitare le persone nel mantenere il distanziamento. Però non è previsto una limitazione delle persone negli spazi aperti. Con gli spazi al chiuso. Sì. In quelle aree andremo a determinare qual è il numero massimo di persone che può accedere, proprio in funzione delle distanze che devono essere garantite. Quindi a ogni area al chiuso, ogni area dove c'è effettivamente una delimitazione fisica, avrà il suo numero massimo di persone. Buonasera. Sì. Noi siamo in Corte Sgarzerie. Ci sono anche dei bar e ci sono anche degli alberghi. Perciò, come c'era scritto, non lo so. Prova. Nella Corte Sgarzerie ci sono anche dei bar e dei ristoranti. Giustamente, come c'era scritto, e non si sa se le persone che entrano o escono vengono per il gioco. Se entrano delle persone nella piazza senza la mascherina, come dobbiamo comportarci? Se dobbiamo tenere la mascherina, sì. O dobbiamo tenerli solo nell'area gioco? Però se non sono delimitate non si può. Certo, sì, sì. Qua, è un po' una situazione un po' borderline. Prima aveva fatto notare. Sì, sì. Aspetta Paolo. Voi siete sotto la loggia di Corte Sgarzerie. Beh, mi sembra ovvio che la delimitazione è la loggia. Chi passa al di fuori della loggia non ha nessun obbligo di non ci riguarda, come diceva anche Ezio prima. Sono zone che fanno parte del festival e noi non abbiamo nessun controllo su questo. Quando entrano nella nostra area gioco, allora lì ci saranno le segnalazioni, in questo caso è area aperta, quindi ci saranno i cartelli che indicano l'obbligatorietà del pass, ma senza che noi abbiamo l'obbligo di controllo. Quindi ci sono le segnalazioni e la mascherina. E il distanziamento, certo, sì. Deve avere la mascherina. Va a sentarti al bar anche a te. Cosa vuoi che dica? Va a sentarti al bar anche a te. Cioè. All'entrata delle aree ci saranno i cartelli che spiegano la modalità di entrata. In teoria al bar o al ristorante, quando io mi siedo, dovrei essere in una condizione per cui sto rispettando il metro di distanza. All'interno dell'area gioco, dove le persone invece è probabile che non rispettino la distanza, come diceva il medico, dobbiamo tutelarci usando la mascherina. Quindi questa è un po' la logica. Al ristorante, al bar, sono seduto a un metro di distanza, in teoria. Quindi sì, non penso che sia proprio così. Sì, però se fossero solo le persone sul tavolino lo capirei.
però di fatto ci saranno altre persone che circolano sotto. Sì, ma non c'è nessuno che limita l'accesso alla, all'area gioco sotto Corte Sgarzeri. Quindi voi, degli, cioè, quindi voi. Ci sono 10 postazioni di gioco e loro 10 copie. Finito quelle copie lì, se ne escono. Lo scorso abbiamo fatto così. Lo scorso abbiamo fatto così. Quest'anno cambia. Poi se quest'anno è differente, allora. Perché se nell'area gioco sono sedute al tavolino che giocano con quei giochi, continuano a girare le persone, è un discorso.